abbiamo sicuramente, se vogliamo, il solo fatto del riconoscimento che è stato loro conferito col Nobel, credo non possano non essere menzionati Mike Spence e Jim Merlis, che apriranno e chiuderanno rispettivamente il festival. Abbiamo anche tantissimi giovani economisti, Luigi Garicano per esempio parlerà della sopravvivenza dell'euro, Andy Alden che ha lavorato al board della Bank of England. Poi avremo Richard Portes, che è la persona che ha coordinato il CPR, che è il centro che riunisce tutti i migliori economisti europei, Ellen Ray, che appunto si è studiato a fondo i problemi di coordinamento internazionale delle politiche macroeconomiche, Daniel Gross, che è consulente del governo tedesco e lui stesso animatore di un think tank a livello europeo molto importante e molto influente come il CEPS. Ma davvero i nomi sono tanti e si augura che Rodotà rispetti il programma o che abbia qualche altro impegno personalmente? Io mi auguro che sicuramente Rodotà abbia riconoscimenti che si merita. Anche in questo una visita al festival sarebbe un ulteriore riconoscimento. Grazie.